Anche quest'anno la Philcams CGL ha deciso di portare sulle spiagge di Pescara e Montesilvano la campagna di informazione e comunicazione promossa dal Sindacato Nazionale sul lavoro stagionale e turismo dal titolo Mettiamo il turismo sottosopra, per porre al centro il lavoro, per informare e per migliorare la situazione di centinaia di addetti del settore che operano nel nostro territorio, mettendosi a loro disposizione per garantire diritti e tutele, per approdare ad una nuova normalità, ad un lavoro nuovo e a un nuovo modello di filiera sostenibile e responsabile, con l'obiettivo di determinare condizioni di lavoro regolare e dignitoso. Non si trovano gli operatori del turismo perché comunque si fanno delle proposte di lavoro irregolari, perché i lavoratori del turismo ci sono e dicono no all'irregolarità e all'illegalità del mondo del lavoro. Gli ultimi dati, diffusi dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, aggiunto ancora Davide Urbano, segretario generale Philcams CGL Pescara, evidenziano una realtà drammatica. Da controlli a campione delle aziende controllate nel turismo e nei pubblici esercizi, emerge infatti una media del 76% di lavoratori irregolari, con punte del 78% al nord e del 95% al sud, con il 26% degli addetti trovati a garantire una prestazione lavorativa totalmente in nero. Dobbiamo sfatare quello che un luogo comune, che non si trovano gli operatori del turismo. Non si trovano gli operatori del turismo perché comunque si fanno delle proposte di lavoro irregolari, perché i lavoratori del turismo ci sono e dicono no all'irregolarità e all'illegalità del mondo del lavoro. Oltre ciò, quello che noi sosteniamo è che il turismo nel nostro territorio abbiamo le potenzialità per avere un turismo che possa partire anche da aprile, da maggio, arrivare a settembre o ottobre. Purtroppo non sfruttiamo queste potenzialità. Un settore, aggiunto infine Urbano, dove il 40% dei lavoratori risulta precario ed il 60% a tempo parziale involontario, con retribuzioni notevolmente più basse rispetto a qualsiasi altro settore economico e produttivo del nostro paese. L'80% dei lavoratori risulta sottoinquadrato o inquadrato a livelli inferiori dalla contrattazione nazionale.